Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Ancestors Legacy. Allora gente, nella scorsa puntata abbiamo finito la nostra prima campagna, che è stata quella con i vichinghi. Sono campagne molto brevi in realtà ragazzi, anche se devo dire che vabbè, la prima campagna con i vichinghi è stata un po' tutorialosa, diciamo così, e in gran parte è stato imparare come funziona il gioco, ok? Solo l'ultima battaglia, quella di assalto al monastero, è stata una battaglia vera e propria con tutte le dinamiche di gioco che probabilmente questo gioco ha da offrire, perlomeno credo, per quello che so. Ora, io direi che ovviamente non possiamo finire qua dopo aver fatto 5 puntate, direi di passare quindi ad un'altra fazione, perché mi farebbe continuare, ma sarebbe di nuovo una campagna con i vichinghi, quindi vorrei saltare, andare a un'altra campagna e iniziare con gli anglosassoni e fare Edoardo il confessore, anche perché se li facessi tutti di fila, poi con i germani avrei soltanto Rodolfo I e con gli slavi soltanto Miecislao I, ok? E quindi farei una con i vichinghi, e l'abbiamo fatta, una con gli anglosassoni e la faremo adesso, poi una con i germani e una con gli slavi. Verrà lunghetta sta serie ragazzi, però insomma in una maniera o nell'altra spero che vi piaccia, poi vedremo come fare, magari mi stufo, c'è anche questa possibilità, però per adesso molto bene. Allora, anglosassoni, direi di partire. Non tutte le sorprese sono benvenute. La serie di Edoardo il Confessore. Inghilterra, 1051 d.C., il cognato di re Edoardo il Confessore, Eustachio di Boulogne, si fermò a Dover sulla via di ritorno da una visita al re. Questo evento sarebbe stato in seguito ricordato come qualcosa di molto più sgradevole di una brutta sorpresa per tutti i soggetti coinvolti. Difficoltà normale, gioca campagna. Andiamo e vediamo un po'. Inghilterra, anno 1051. Una processione guidata dal conte Eustachio II di Boulogne, amico intimo di re Edoardo il Confessore, fa il suo ingresso a Dover. Questa visita di cortesia fu il risultato di quasi 30 anni di conoscenza risalente ai tempi dell'esilio del re in Normandia. Il corteo di Eustachio era scortato da un celebre spadaccino, Vilburgo di Normandia. In molti credevano che fosse il figlio illegittimo di Edoardo. I pettegolezzi fiorivano, alimentati dall'abitudine del re di monopolizzare la chiesa per le sue preghiere di espiazione. A corte, infatti, Edoardo veniva criticato perché passava gran parte del suo tempo in chiesa, piuttosto che nel talamo regale, preferendo la preghiera alla seduzione. Fu il conte di Boulogne, il cui nome era sinonimo di dissolutezza e la cui comparsa non prometteva nulla di buono per il popolo britannico. Ma va bene, questo l'abbiamo già letto, ragazzi. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Città di Dover, 13 settembre 1051 dopo Cristo. Ah, finalmente, Dover. Ho girato l'Europa in lungo e in largo, ma non ho mai visto cortigiane tanto belle. Stanotte non dormiremo in molti, mi sa. Il mio dovere è di proteggerti, quindi dubito che riuscirò a dormire. Oh, Vilburgo, chiunque fossero i tuoi genitori, avrebbero dovuto rinchiuderti in un monastero, piuttosto che mandarti sotto le armi. Discutiamone pure, ma perché non cerchiamo prima un posto per riposare? Conosco un'ottima taverna da queste parti. Avranno sicuramente una stanza per noi. Il Wessex sembra piuttosto animato di questi tempi. Ci sono molti ricchi. Questo posto sembra caro, ma non è detto che non ci sia una stanza per te. Lascia parlare me. Vediamo un po'. Fermi, chi va là? A quest'ora ingrata. Aprite le porte, siamo nobili. Non ci abbassiamo a parlare con i bifolchi. Andate via. Nessuno può entrare a Dover durante la notte. Proviamo l'altro ingresso. Ah, mi stava venendo in mente, in effetti. Il re sta veramente a quel benessere del Wessex, sai? Sono tutti ricchi qui. Prendi Godwin, il conte di Wessex, per esempio. È quasi altrettanto potente del re. Qualcosa mi dice che tutto questo non durerà, però. Eccoli lì, all'attacco. Occa miseria. Che diavolo? È un'imboscata? Queste inquadrature mi piacciono sempre. Cos'è stato? Ci stavano aspettando. Forse dei contadini affamati in cerca di qualcuno da derubare.
Nel mentre curiamoci un po', va. Abbiamo soltanto 3 unità, sarebbe il caso. Perfetto. Andiamo. Questa volta parlo io. Chi va là? È proibito andare in giro di notte. Siamo viandanti in cerca di un luogo dove riposare. È pieno di banditi qui intorno. Proprio così. Entra, fatti guardare bene. Vedo che mi fa entrare. È armato con tutte le guardie, insomma. Effettivamente avrei qualche sospetto anch'io, eh. Andiamo. Tu, trova una taverna e di che Eustachio di Bologna vuole una stanza. Ah, e quando torni porta con te anche un paio di cortigiane. Anche le tue figlie vanno bene. Figlie? Un maiale come te può solo dormire in un porcile. Cosa hai detto? Banditi, allarme! Ci vengono addosso, combattete! Porca miseria! Ma come mai sta cosa? Adesso... placche contadini infuriati è inteso come uccidili tutti. Ai ai ai. Ok. Dai. Vabbè, oh. Oh, più 40 XP. Allora, con loro invece sceglierò difensiva. Apposta. Oh, di nuovo. La squadra ha guadagnato un livello, chi? Vabbè, sempre difensivo. Dobbiamo oltrepassare Dover. Gli uomini del re sono accampati poco fuori dalle porte, dall'altro lato. Prima curiamoci. Sa che avremo un po' di pane per i nostri denti, eh. Perfetto. Possiamo andare. Dove ci conviene passare? Mi sa da qua. Vabbè, incontreremo solo un sacco di contadini, mi sa, infatti, eccolo. Vai, vai, difensivo, tutto difensivo. Con gli inglesi voglio seguire questa... Hanno gli archi lunghi e hanno le macchine d'assedio. Perlomeno io credo, eh. Quindi, insomma, voglio basarla così. Oltretutto è uno dei miei modi preferiti per giocare gli strategici. Giocare sulla potenza di fuoco. Ok, bene. Ma sti cavolo di... Ma perché ce l'hanno così tanto con noi? Assassini, ma ce l'hanno con noi in maniera terribile proprio. Aspetta, ma questi sono soldati. Questi sono soldati proprio, non sono solo contadini inferociti. Questa è fanteria pesante. Ok. Curiamoci.
giusto il tempo di... Ah, ne è morto uno. Di lanciere. Intanto non è che abbiamo moltissima scelta, eh. Va bene, andiamo. Una barricata. Dobbiamo trovare un'altra strada. Infatti, ed ecco qua. Porca miseria. Ok. Ah, ma guarda, la carica è andata bene. Vabbè, ma non serve curarsi. Andiamo. Se no ci vuole davvero troppo tempo. Allora, io qui avevo visto un'altra unità che se ne andava da questa parte. A questo punto potremmo tentare di... Vabbè, è solo una pattuglia. Ehi. Uccisi secchi praticamente, o quasi. Va bene, quelli li possiamo ignorare se abbiamo un po' di fortuna. No, qui c'è un'altra barricata. Dannazione. Dove possiamo passare? Mi sa da qui, vero? Il che vuol dire che quelli li dobbiamo affrontare. O meglio, se ci mettiamo qua, usiamo il tempo per curarci. E quelli vanno indietro, perfetto. Benissimo. È quello che speravo. Attenzione. Vabbè. Vai. Oh, seccato proprio, bene. Eliminiamo sta pattuglia. Squadra nemica avvistata, via. Attacchiamo loro. Ok, quanta gente c'è? Sì, ok, dovrebbe essere questa la via di fuga. E non dovrei essere raggiunto da nessun'altra squadra, ok. Perfetto. Bene, bene, questi sono più in là, sfruttiamo questo momento. Bam. Ok. Direi che è andata piuttosto benino. Ah, ok, allora attacca i nemici più vicini comunque. Questa è una limitazione veramente importante che devo... che devo interiorizzare di più. Continuano a inseguirci, correte, sciocchi. Correte, sciocchi. Per la miseria, ma chi è tutta sta gente che ci vuole morto? Unisciti agli uomini del re. Gli uomini del re hanno un accampamento qui vicino, troviamolo. Scusate. Ok, io direi che ci fermiamo un attimo per riposare. Qui ci sono tante luci e qui invece no. Accampamento degli uomini del re. Ok. Perfetto. Andiamo qui. Ci sono possibilità di imboscate da qualche parte? Credo di no. Guerrieri, gli uomini di Godwin ci hanno attaccati.
Questi bastardi penzoleranno tutti da un albero entro domattina, o non mi chiamo più Eustachio di Bologna. Il re deve essere informato di tutto ciò. Con noi sei al sicuro, ma dobbiamo costruire una base e prepararci a combattere. Ok, già da subito? D'accordo. Se hai bisogno di risorse, i villaggi di Godwin sono vicini. E c'è anche qualche piccola faccenda della tua vendetta. Non dobbiamo essere avventati. Il nemico troverà la nostra base prima o poi e la attaccherà. Allora, affronta i tuoi inseguitori. Squadra nemica avvistata. Dov'è che è tutta sta... Allora, aspetta un attimo. Questo, questo e questo. Facciamo tutto gruppo 1, va. Tanto non c'è molto da... No, non è vero. Aspetta. Gruppo 1. Gruppo 2. E arcieri, gruppo 3. Ok. A fronte ai tuoi inseguitori non c'è molto da dire. Allora, qui stanno facendo questo. Wow! Mi sa che mi andrò a prendere questo bel villaggetto. Andiamo alla svelta. Torre degli arcieri. Torre degli arcieri, torre degli arcieri. Così si difendono. Vabbè, conquistalo, conquistalo. Raga, adesso arrivano questi altri per la miseria. Ai ai ai. Ok, recluta tutti. Porca miseria. Ecco qua. Pozzo, troppo tardi. Vabbè. Ok. Giù a? Allora, qui com'è? Ah, non ci sono difese possibili? Va bene. Molto bene. Oh, ma qua continuano ad arrivare, porca miseria. Guarda, ho guadagnato un livello. Sempre precisione. Ok. Oh, porca miseria, ma quanti ne sono? Cominciano ad essere un po' tantini, no?
No, per l'amor di Dio, ma... Cioè, vogliamo fare basta? Ma quanti sono? Ma sono una marea! Come diavolo faccio? Ritirati, ritirati, via, via, via! Svanisci! Curatevi quel poco che potete! Sacrifichiamo le torri per arcieri! Facciamogli un po' di male! Continuate a tirare perché qua... Dai che forse un po' alla volta ce la faccio. Solo che... ho gravemente feriti proprio. Infondi coraggio. Per la miseria, guarda che disastro. Eustachio di Bologna è gravemente finito. Sì, me ne sono accorto. Per la miseria. Ce l'abbiamo fatta, siamo salvi, per la miseria. Lei deve esserne informato immediatamente. Ma davvero? Ho completato il capitolo. Non mi ha dato neanche la possibilità di... Cioè, neanche il tempo proprio. Per la miseria. Vabbè, c'è qualcosa che non va, però. Eustachio II e Vilburgo pretesero che gli assalitori venissero giudicati e puniti. La decisione di Edoardo il Confessore fu rapida, chiese una punizione esemplare. Chiedere era tutto ciò che poteva fare. Dopotutto, la punizione a un suddito poteva solo essere comminata dal suo signore, che in questo caso ero io. Rifiutai, dicendo al re che avevano tutto il diritto di difendere le loro famiglie da Eustachio e dalle sue miserabili angherie. Ovviamente nel mio discorso evitai di menzionare che l'attacco era stato eseguito dietro mio comando. Con la sua autorità messa in discussione, Edoardo non ebbe altra scelta che affrontare il suo vassallo più potente, ovvero me, Godwin del Kent. Per far ciò, dovette radunare un esercito ben più grande di quello che già aveva. I conti vassalli. Per affrontare Godwin, il conte di Kent, Edoardo aveva bisogno di molti più uomini. Siward e Leofric erano due conti che, pur non altrettanto potenti di Godwin, potevano incrementare notevolmente le possibilità di vittoria di Edward. Il punto era riuscire a convincerli. Giustamente. Eccoci arrivati. Queste terre appartengono a due vassalli, Siward e Leofric. Dobbiamo assicurarci che stiano dalla nostra parte. Si offriranno di contribuire al nostro esercito? Potrebbero, ma sono egoisti. Devono ricavarne un vantaggio. Ottieni l'aiuto di Siward per la battaglia. Ok. Queste sono le mie unità. Ok. Vabbè, possiamo metterle tutte nello stesso gruppo per adesso. Più o meno. Anzi, ti dirò. Allerta, nemici!
Anzi, no, aspetta. Attacca questi. Vabbè. Male. Pioggia? Perfetto. Gli arcieri non sono più un problema. Non sono più un problema mica tanto. Porca miseria. Guarda che male che mi fanno. Infondi coraggio, va. Vai, attacca, veloce. Sti cavolo di arcieri. Ok. Comunque, come si... In realtà i nemici sono vicinissimi, no? Stiamo combattendo tutti in corpo a corpo. Però come si dispongono le cose è molto utile tatticamente. È veramente una figata. Questo gioco si sta rivelando davvero valido. Ok, la caduta del morale. Infatti adesso perdono molto più facilmente. Sono veramente feriti un bel... Ribelli, Godwin ha già corrotto queste terre. Il re deve sapere. Informerò io il re, ma tu devi portare a termine la nostra missione. Ci serve l'appoggio di Seward e Leofric. Convincili a tutti i costi. E riconquista tutti i villaggi occupati dai ribelli. Ok, d'accordo, si può fare. Allora, qui non c'è non ci sono un granché di risorse, devo dire. Non particolarmente, almeno. Guarda in quanti siamo rimasti. Veramente pochissimi. A malapena necessari per buttare giù questo coso. Cioè la conquista è più veloce del buttare giù il centro. Incredibile. Allora, io devo parlare con questi tipi. Prima di tutto però devo ricostituire un po' il mio esercito, che è in uno stato super super pietoso. Ok, mi sono finito tutte le risorse. Ehi, Ava, ma mi serve... davvero? Non posso fare queste cose... Ma sul serio? Oh mio Dio. Che cosa terribile. Non ho le risorse neanche per... Per questo. Ah, mi conviene aspettare la segheria. Mi conviene, decisamente. Più 5, quindi è veramente lentissima. Vabbè, facciamoci un giretto intanto per vedere se riusciamo a sbloccare qualcosina. O a trovare qualche carretto con qualche risorsa, magari. Che ne sappiamo. No, arrivare a 18. Qua non c'è niente che io possa fare. Posso solo incontrarmi con Seward. Ottimo lavoro con quei ribelli. Vieni, Seward si sta aspettando.
Adesso mi attacco. Grazie per averci aiutato con quei dannati ribelli. Avrei dovuto sospettarlo. Quando qualcuno appare dal nulla e risolve tutti i miei problemi, di solito si tratta di te, Vilburgo. Molto gentile da parte tua. Sfortunatamente non sono qui per farmi adulare. Il re ha bisogno di te e dei tuoi guerrieri, Seward. Ha bisogno di me? E dov'era lui quando ero io ad avere bisogno? Gli ho mandato non so quanti villici. Ma adesso la situazione è questa. Vieni con me, voglio mostrarti una cosa. Segui Seward. Io c'ho quasi paura che mi faccia qualche sorpresina. Un paio di mesi fa, durante il raccolto, alcuni dei miei contadini si sono rivelati avidi e ingrati. Hanno smesso di pagare le tasse. Ho dovuto usare le maniere forti con loro ed è iniziato tutto da lì. Hanno scatenato una sommossa e ucciso molti dei miei uomini. E questa non è nemmeno la parte peggiore. Ho sentito dire che certi individui si aggirano tra la mia gente aizzandola contro di me. Ok, andiamo. Ti lascerò usare la mia caserma e alcuni dei miei arcieri si uniranno a te, ma assicurati di eliminare quei ribelli. Ok, hanno preso due dei miei villaggi, uno è a nord e un altro è qui. Eliminali e distruggi i loro insediamenti, devi raderli al suolo. Ok, inoltre abbiamo appena ricevuto una consegna delle migliori armature di Peterbury, usale pure. Ok, non mi dispiace per niente. Gruppo 1, poi gruppo 3 e gruppo 4. Allora, vediamo un po'. Ho abbastanza... sì. Ok, adesso il legno sale molto più... ha un aspetto robusto. Non è facile scalfire armature del genere. Ok, vai. Il 10 su 13, vai. Porca miseria. Non c'ho abbastanza risorse. Rendita negativa. Ma porca miseria, vabbè, ok. Appena finito a fare questo, devo subito, istantaneamente, andare a conquistare questo villaggio. E penso di poterlo fare con quello che ho. Ok, mi sta bene. Oh no, ok. Ehi, che succede? Dai, coraggio. Qui c'è un carretto di ferro. Mica male. Sì, ma dov'è il mio... campo base? Non c'è? Ah, posso soltanto... vabbè. Buscarli? Attenzione. Va bene. Andiamo qua, va. Andiamo in maniera abbastanza circospetta, va, che non mi va di... esatto, per l'appunto. Ma per la miseria.
sta facendo malissimo. Va bene. Un po' di coraggio. Ho qualche potenziamento? Posso farlo? Più o meno. A posto. Adesso se Dio vuole ho quello che ci serve. C'è un villaggio nemico a sud di qui, forse dovremmo conquistarlo per primo. Ah, sì, 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 sono d'accordo. Però prima voglio prendere questo. Ferma gli abusi sui contadini. Ah, che simpatia, madonna. Porca miseria, sto messo male. Oh, no, 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 via, 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 via. Ritirati. Ok, fermo lì. Ah no, una volta ritirati tu devi andare per forza lì, vabbè. Madonna, Vilburg è rimasto da solo. Ok, difensiva, di nuovo. Via, ritirata. A posto, fermo, fermi là, armatura reale e ospedale da campo. Mamma mia, che disastro. Veramente una catastrofe, altro che. Chi è che? Vabbè. Forse si riesce a... Ok, curati subito proprio. Tu. Voi arcieri, colpite. La nemica avvistata, eh? A posto, via, 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 via. Rifornisciti. E... dalla caserma io prenderei... fanteria pesante. Vabbè, se non altro questa è andata. Poi difesa migliore. Ok, va bene. Ma devo pigliare l'accampamento nemico, assolutamente.
tempo di farlo. Coraggio, coraggio. Questo. Facciamo l'armatura a tutti e due, va. Perfetto. Allora, io suggerirei a questo punto... Dategli quello che si meritano. Morite, cani di Edoardo. Ok, direi che è abbastanza fatta. Porca miseria. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tutto difensivo, preferisco per adesso. Porca miseria, ma... Certo che è. Tutta giusta cazzo di cosa. Porca miseria, via, 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 via. Mi uccide, 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 mi uccide. Ma qua è un disastro. Ritirata, ritirata, ritirata. A posto. Ritirata pure voi. Ma guardate che disastro. Una catastrofe. E come diavolo facevo a farne di più di questi? Oh, via, 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 via. Ma che diavolo state facendo? Via, via, via. Tutti qua. Tutti qua. Guarda che macello. Un disastro. Vabbè, per carità, c'è anche da dire che magari... Ecco. Va bene. Ah, questa si cura già da sé? Va bene. Rinforza. Specializzazione, precisione. Buono. E... beh. Ma che ma c'è? Lo so, purtroppo colpisco anche i miei un po'. Va bene. Adesso. Come possiamo fare?
Dobbiamo fare questo. Va bene, ragazzi, io direi che ci dobbiamo fermare decisamente qua perché abbiamo già fatto abbastanza e abbiamo perso il villaggio, quindi siamo punto e a capo. Abbiamo fatto una figuraccia di merda di quelle veramente importanti. Va bene, ragazzi, io direi che per oggi quindi è tutto e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo? A presto.